nostro primo ordine è arrivato esattamente dalla nazione a cui noi puntavamo in quel momento, perché in modo antitetico rispetto agli altri abbiamo detto a tutti: noi venderemo in Australia. Vi racconto lo spazio in cui abbiamo iniziato il progetto di La Passione, che era la cucina di casa mia. Lì abbiamo pensato e progettato come fare i primi passi. Per via del fuso orario io avevo l'app installata sullo smartphone del sistema di vendita e alle 2 di notte è suonata la notifica, io mi sono svegliato, ho guardato e c'era scritto You have new order e questa persona, del quale ricordo ancora il nome e cognome, comprava da Melbourne. Sul nostro spazio di lavoro c'erano due computer a capo tavola perché non potevamo lavorare vicini e ovviamente i capi. Si pensa sempre all'innovazione tecnologica, si pensa sempre a qualcosa che migliori la performance piuttosto che un'altra cosa. Io lo vedo in un modo molto più ampio. L'innovazione, per dire, anche il nostro modello di business o il rapporto che abbiamo con il nostro cliente finale. Può essere innovativo non un prodotto, ma come lo vendi, come arrivi, come hai il rapporto con il cliente. La parola coraggio ha molti significati, non soltanto uno. Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, il coraggio è quello di perseverare il tuo obiettivo. Cambiare la vita, la tua vita e le tue abitudini nel giro di pochissimo per andare all'obiettivo. Per me la passione in generale è un qualcosa che, per la quale tu vivi il tuo sogno e fai di tutto per raggiungerlo. Io ho iniziato ad approcciare la parte web da una passione, anche lì, offrendomi volontaria per aprire un negozio online a una persona che aveva già un negozio fisico. Dopo un anno, che andava benissimo, questa persona ha chiuso il negozio e ha continuato il lavoro che io gli ho preparato, quindi tuttora esiste, tuttora vende e quello è il mio punto d'orgoglio. Era l'anno 2000, quindi 21 anni fa. Direttamente al consumatore vuol dire tutto quello che facciamo, perché anche nel disegnare un prodotto, nel pensarlo, alle volte chiediamo al cliente come lo vuole. C'è chi a Natale ci manda i biglietti di auguri quando fanno il reso del prodotto sbagliato tale, magari sono al 20° ordine, ci Gli mandano il biglietto auguri. d'auguri. Avere Tom Boonen come brand ambassador per me è stato il coronamento anche di un mio piccolo sogno. Ero tifoso suo, mi infiammavo vedendo non solo le gare che vinceva, ma come le vinceva. Pur andando meno in bici di una volta, però ci vado ancora. Sicuramente anche per un'affezione mia, visto che sono nato in quei territori, la salita del Ghisallo ha sempre un fascino fantastico. È stato molto bello anche incontrare Thomas van de Spiegel, l'organizzatore del Giro delle Fiandre, del quale noi siamo stati sponsor quest'anno, portarlo in quei luoghi, vedere il museo, vedere la famosa chiesina e vedere la bicicletta di Fiorenzo Magni, con la quale vinse uno dei 3 Giri delle Fiandre, l'ha esposta e si è emozionato lui, non io la conoscevo, ma lui vedere quella bici. È stato veramente un momento molto bello per entrambi. Nel nostro futuro sicuramente c'è di continuare il bel lavoro fatto fino adesso e fare anche cose nuove, sia non solo nei prodotti, ma anche nel modo di porsi e di far conoscere il nostro marchio, di fare qualcosa che non sia solo nel digitale e poi di abbracciare nuove linee di prodotto e nuovi segmenti di utenza della bicicletta come la parte urbana o la parte domestica, quindi la parte di indoor bike. È la passione per antonomasia, è quella, è la passione, è una sola.